Grazie, sono Marco. Ciao Francesco, mi permetti di leggerti, visto che ho sentito dire che anche qui in Italia c'è il problema dei prezzi pedofili, però è tenuto nascosto abbastanza bene. Sì. Allora, in data 11, quindi una cosa di 27 anni fa, in data 11 giugno 1975, io ho qua la fotocopia di un avviso di deposito di sentenza civile. Allora, avvocato, eccetera, procuratore di Scremin Don Alfonso, questo prete è stato pizzicato per fatti di nota pederastia e pedofilia, no? Sentite con che motivazione, quindi dispositivo della sentenza, lo leggo chiaramente perché poi non è che questi qua, insomma, uno se vuole trovare anche le virgole le trova volendo, no? Allora, dispositivo della sentenza, ai danni appunto di questo prete, dichiara Scremin Don Alfonso responsabile di atti di libidine violenti e di ratto a fine di libidine. Io quando ho letto queste cose quasi cadevo dalla sedia perché, beh, guarda, vado avanti perché poi commessi, dice, in danno di iniziali di C puntato, L puntato e di M puntato e A puntato. Condanna Scremin Don Alfonso al pagamento della somma di lire 3 milioni, parlo del 1975, in favore di C puntato e L puntato e della somma di lire 3 milioni in favore di M puntato e A puntato, con gli interessi di legge a decorrere dalle date precisate in motivazione. Condanna sempre il suddetto convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio liquidate in complessive lire 767.600, di cui lire 248.000 per diritti di procuratore e lire 500.000 per onorari di avvocato. Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza. Cioè questo qua, con dispositivo, questo qua responsabile di atti di libidine violenti e di ratto a fine di... Cioè, me lo spiego, un ratto a fine di libidine vuol dire che tu vai a prendere una persona contro la sua volontà, probabilmente la prendi da un posto, la porti in un altro posto, perché un ratto a fine di libidine credo che deve avere anche un compimento nello spazio, no? E non puoi mica andare in casa e gli salti addosso, no? Questo qua magari li vedeva in cortile, li prendeva, perché poi ho parlato io con questi due interessati, li vedeva in cortile, li prendeva e li tirava dentro a forza in sacrestia, insomma, no? Ecco, ma voglio dire... Qui già hanno pagato, no? Hanno pagato, ma questo qua con una sentenza del genere e con un crimine che non, io credo che fatto da un prete non sta né in cielo né in terra. Aspetta. Tu? Io ho ancora le mie frasi. No? Da sacrestia. No, ma voglio dire, questo qua con 6 milioni se l'è cavata e qualcosa di più. Ecco, tutto qua, quindi... Dal 1968 fino al 1976 cominciò una guerra che si chiamava una guerra per far diventare il reato di stupro da reato contro la morale a reato contro la persona. E indovina chi è che ha ostacolato la trasformazione? Indovina! Ho già indovinato! Bravo! Bravo! Ciao! Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. A proposito di quello che denunciavi un momento fa, cioè che normalmente un religioso, se tu lo denunci per crimini che commette, no? Perché la pedofilia, per esempio, è un crimine secondo me, lui ti dice: ma tu sei un essere malvagio, tu che pecchi vieni a... E Gesù di Nazaret, no? Come osate voi malvagi come siete? Sì, no, sai perché ho voluto sottolineare questo? Perché questo è stato proprio quello che, anzi, visto che quelli che ti telefonano dicono che sei uno scemo, a me, io lo posso giurare, guarda, sulla mia testa, mi è successo dentro un confessionale a Monteberico, che è stata l'ultima volta che io ho messo piede dentro un confessionale, quando ho detto al prete confessore: guardi, ho detto che sono rimasto molto male in questi giorni a sentire che gira una sentenza del Tribunale di Vicenza che accusa il prete di Lisiera di pedofilia. Mi ha no con le mani, neanche coi piedi, ma con una guarda feroce verbale mi ha aggredito e mi ha detto: come mi permetto io, dentro un confessionale, davanti a un crocifisso, eccetera, a parlare male di un prete? Ovvio. Quindi quello che hai detto è la pura e sacrosanta verità che è successa a me.
e ho detto io dentro il confessionale, io volevo solo che questo prete almeno condividesse con me, non so, io stavo male perché insomma in quel periodo io ero un cattolico praticante, volevo che almeno condividesse con me e dire beh guarda, allarghiamo un po' le braccia, sai, capitano queste cose, non dovrebbero succedere. Ma quello che invece mi ha sorpreso è stato come mi ha aggredito verbalmente e mi ha detto come mi permetto io che sono un peccatore, infatti ero un peccatore perché se vado a confessarmi sono un peccatore, no? E allora ho detto beh qua c'è qualcosa che puzza e questo non mi va, no? E come mi permetto io a dire delle cose gravi verso insomma un prete, un sacerdote, ho toccato la chiesa gerarchica, hai capito? Ecco, e da allora ho cominciato a ragionare con la mia testa e ho visto che insomma i passi che ho fatto spero che mi abbiano portato un po' di serenità, perché veramente ne avevo bisogno. Poi un'altra cosa, quando tu dici che non bisogna sopprimere la pulsione vitale che abbiamo dentro, oppure le necessità o i, come li chiami tu? Sì, bisogni, i bisogni, eccetera. Sai che questa, per esempio, per il cattolico è completamente, loro ne hanno fatta una teoria completamente alla rovescia, cioè certo. Tu più reprimi te stesso, più reprimi i tuoi impulsi e più ti senti uomo virtuoso. Sì. Ecco, volevo proprio che tu dicessi una parola in questo, cioè questo presentare la virtù, cioè tu diventi valido, tu diventi buono come persona, diventi, solo se sopprimi certo. Tutti i tuoi istinti se interiori. Se tu distruggi te stesso diventi una buona bestia del grece. Ecco, loro lo hanno rovesciato certo. I cristiani, non è la distruzione che ottieni reprimendo tutti i tuoi impulsi, ma è la liberazione da tutti i tuoi impulsi. Certo. Ecco, tutto qua, ciao. Ciao, buona giornata.